ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo format che a me francamente piace tantissimo, vale a dire quello di raccontarvi in live le partite più interessanti della settimana. Oggi, signori, potrebbero disegnarsi scenari storici per il finale di stagione, perché c'è la Juventus, campione in carica, e poi c'è quella più in forma del campionato, quella che tutti hanno sottovalutato finora, ma che se vince stasera vola a meno 6, seconda in classifica a 6 giornate dalla fine. Insomma, può succedere di tutto. Io vi invito a supportare chiaramente questa serie con un bel like, ad iscrivervi al canale, a seguirmi su Instagram, insomma un po' tutto, e vi lascio soprattutto agli highlights di questa meravigliosa live che abbiamo fatto ieri sera. Ah, prima di partire al volo con la live, volevo anche dirvi che questa settimana non sono usciti video perché sono stato poco bene e poi ho avuto anche problemi di copyright sul canale, altrimenti sarebbe uscita la top 10 goal di giugno, che uscirà a luglio. In settimana torneranno chiaramente anche i video. Un bacione e buona partita, godetevela. Ragazzuoli, siamo live su YouTube stasera. Secondo me, adesso io non vi faccio pronostici, però possono disegnarsi nuovi scenari per lo scudetto, quindi fatemi sapere secondo voi come finisce in live facendo swipe up. Ogni tanto preciso meno le posizioni di campo, ragazzi, anche perché le vedete in grafica. Qui c'è Atebur nella sua posizione, la destra, poi cerca un pallone intelligente per Ilicic, che va con il sinistro in contropiede, il primo squiro dell'Atalanta, non preciso però il mancino dello sloveno. Grande contropiede di Atebur, che ha condotto il pallone sulla corsia di destra, lo ha affidato in orizzontale a Ilicic. Mattonella che c'era, effettivamente, sinistro un po' meno, pallone largo, ma primo squillo di partita, che è dell'Atalanta. Piccolo feed da parte mia in questo avvio di gara, io ripeto, l'ho detto anche più volte, è un'Atalanta che spinge un po' di più rispetto alla Juve, che attende, in teoria riparte, no? Si dice, attendi e riparti, ma non riparte la Juve. Atalanta che tiene il possesso del pallone, lo fa con un'apertura corta però a cercare Castagne, e quindi recuperata da Bernardeschi sull'anticipo di Quadrado, poi palla secondo il direttore di gara su un altro recupero bergamasco, e quindi Gomez scambia con Zapata, al limite il Papu in buca, ancora un gran pallone per Duvan! Zapata! 1-0 per l'Atalanta col destro di Duvan, che buca Szczęsny centralmente. Vanno avanti gli ospiti, non troppo a sorpresa, non troppo a sorpresa, perché l'ho caricata più o meno tutto il giorno su Instagram. È vero che è ancora lunga questa partita, ma è anche vero che da una parte c'è la squadra più forte, quella campione, pluricampione d'Italia, dall'altra c'è quella più in forma, quella che ha fame, quella che stasera e in questo momento sarebbe a meno 6 dalla vetta. Bentancur cerca il lancio verso Dybala, è una grande idea, grande controllo del 10, sinistro! Largo, squillo della gioia, c'è stata deviazione, sarà calcio d'angolo al 33esimo. Il primo squillo bianconero non poteva che essere del giocatore più in forma e forse più di talento dopo CR7. Finisce il primo tempo all'Allianz Stadium di Torino, Juventus niente, non zero, niente in questo primo tempo, Atalanta 1. Sembra quasi, se fossimo su FIFA, che la Dea abbia abbassato il livello di difficoltà in questo primo tempo. Doppio passo del 13, che poi cerca di rientrare, arriva pure in zona tiro, perde il pallone che diventa comunque buono per Dybala, cerca il cross, rimpallato, volevano un fallo di mano, calcio di rigore, calcio di rigore per la Juve, il fallo di mano di De Ron, se non vede male Giacomelli. Sul cross di Dybala c'è Gollini che simula proprio il movimento di De Ron, dice guarda, il braccio era attaccato al corpo. Non troppo, il calcio di rigore è giusto, perché De Ron fa questo movimento, quindi vuole proteggersi, però poi girandosi fa volume, calcio di rigore, e Juve che al nono minuto del secondo tempo ha la ghiottissima occasione di pareggiare la partita. Decimo della ripresa, come leggete, 9:20 sul cronometro in questo secondo tempo, Ronaldo contro Gollini, Giacomelli fischia, rincorsa del 7, destro, resta centrale Gollini, ha pareggiato Cristiano Ronaldo al minuto 10 del secondo tempo, è 1-1 e forse qui comincia un'altra partita. Forse qui comincia un'altra partita. Castagne, palla verticale per Muriel che prova lo spunto tra Quadrado e De Ligt, due veloci. Alla fine Muriel se l'è ripresa regolarmente e attacca ancora la Dea con Castagne. Dentro, bel pallone per Malinowski! Sul fondo di niente! Palla gol enorme per la Dea al minuto 75. C'è chi pronostica un 2-2, sarebbe il 2-2 un risultato senza dubbio a sorpresa, perché poi il gol della Juve è arrivato in avvio di secondo tempo. Se dovesse finire 2-2, significherebbe
segnare due gol in neanche un quarto d'ora. E quindi pazzia. Palla verso Ronaldo, aggancio sublime. Del 7 che va con il sinistro e Gollini dice di no. Mamma mia Ronaldo, show in questo controllo. Show pure nel sinistro. Splendido Gollini. Muriel a rimorchio. Cerca in orizzontale un buon pallone al limite per il destro che arriva. Il pallone in porta. 2-1 con Malinowski. Malinowski ha riportato in vantaggio la Dea. 2-1 all'Allianz. A 10 dal 90esimo. Attenzione, perché è un gol che può capovolgere la stagione. È un gol che riporta a meno 6 i ragazzi di Gasperini. A 6 giornate dalla fine del campionato. È un gol meritato per il primo tempo. Si era vista poco la Dea nella ripresa. Stava riprendendo però campo, fiducia, fame. E qui Malinowski segna un altro grande gol, come quello contro la Lazio. Forse un po' meno appariscente, ma sicuramente molto, molto più pesante. 2-1. Confusione pazzesca in questo finale, ma calcio d'angolo per la Juve. Seguiamolo. Lo spiovente sul secondo palo. I pugni di Gollini a metter fuori. Poi attenzione, ancora calcio di rigore. Ancora calcio di rigore. Fallo di mano, credo, di Muriel questa volta. Io ho visto il braccio largo. Clamoroso sì, perché un secondo calcio di rigore è clamoroso, ma è anche maledettamente giusto per il fallo di mano di Muriel. All'89esimo, ancora Ronaldo contro Gollini, ancora la chance. Giacomelli deve tenere tutto sotto controllo, fischia la rincorsa di Ronaldo, destro, 2-2, aveva intuito Gollini, ma non arriva sul pallone, ancora parità, ancora sul livello del mare la Juve, 28esimo gol in 28 partite di campionato per il marziano, in maglia 7, 2-2, e adesso vediamo se ci sarà ancora tempo per scrivere pagine nuove su questo finale di partita. Intanto c'è chi ha pronosticato il 2-2 qualche minuto fa, clamorosamente l'ho preso per il momento, ma sta succedendo di tutto. Il tempo è finito, è 2-2 tra Juve e Atalanta, con la Dea che ci ha creduto, che ha sognato, che ha dominato e che ha sfiorato un'impresa storica che avrebbe cambiato la storia di questo finale di stagione. 6 punti in 6 giornate, recuperarli in un campionato qualsiasi sarebbe stato comunque difficile. In questa stagione, con questa Atalanta e con questa Juve, avrebbe potuto farlo. Così come potrebbe recuperare questi di punti, non si sa ancora. Però l'Atalanta oggi si ferma dopo aver vinto tutte le gare dalla ripresa del campionato e mi dà la sensazione di poterle vincere tutte. La Juve mi dà la sensazione di aver salvato la faccia grazie soltanto a quei due calci di rigore. È questa la realtà, almeno il mio parere, il mio modestissimo punto di vista. Rigori giustissimi, inequivocabili, per due falli giusti da sanzionare. Però la Juve di stasera sicuramente fa un passo in avanti rispetto a quella vista contro il Milan, soprattutto per la reazione, quando invece lì c'era stato un calo. Vediamo, rigori ridicoli come il regolamento, questo è. Quindi Dario sta dicendo che i rigori sono giusti. Io mi arrabbio con il regolamento quando viene fischiato un rigore contro la Juventus, e come quello nel derby per fallo di De Ligt, che colpisce il pallone prima con un'altra parte del corpo, poi con la mano attaccata al corpo e calcio di rigore. Ma il regolamento dice quello. Lo dice anche quando in Roma Sampdoria Carles Perez da mezzo centimetro viene colpito da un braccio, viene colpito su un braccio dal pallone inavvertitamente, e poi Veretù segna con l'annullato perché c'è fallo di mano. Non ha senso, ma il regolamento dice questo. Stasera, prima De Ron, mi pare, sul primo calcio di rigore, era così. Cioè, comunque così, fa volume rispetto al corpo. Fa volume rispetto al corpo, è calcio di rigore. Sempre è stato così. Il secondo, Muriel, è così. Calcio di rigore. Non vedo dello scandalo, signori. Cioè, sono il primo a cui onestamente da sportivo dispiace per l'Atalanta. Perché comunque da sportivo amo l'idea del sogno e quindi che l'Atalanta possa vincere uno scudetto o comunque competere fino alla fine. Però i rigori sono giusti. Vogliamo dire che l'Atalanta ha dominato? Sì, lo diciamo, sono il primo a dirlo. È così. Vogliamo dire che la Juve ha sofferto e è stata fortunata? Sì, è la realtà. Ma non possiamo assolutamente dire che i rigori non ci fossero. Io vi ringrazio, vi ripeto, per aver seguito la live. Un bacione, buonanotte a tutti e nulla. Ciao.